Eccoci, siamo live in questo spazio, in questo panel di EUnews sulla transizione digitale, gli effetti digitali del coronavirus, la rivoluzione del lavoro. Io mi presento, sono Valeria Manieri, giornalista di Radio Radicale. Conosco tra l'altro gli amici di EUnews da molto tempo, ci siamo trovati più volte a collaborare e essere rispettivamente intervistati tante volte. E c'è un bel panel davvero quest'oggi che caratterizzerà appunto questa discussione per questo spazio. Do il benvenuto a Giulia Barbucci, Comitato Economico e Sociale Europeo, vicepresidente, appunto, grazie per essere con noi. Non so se ci sente. Assolutamente sì, buongiorno a tutte e a tutti. E grazie a Giuseppe Iacono, esperto di competenze digitali e coordinatore attività progetto Repubblica Digitale presso il Dipartimento per la trasformazione digitale. Grazie ancora per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Giorgio Metta, direttore scientifico dell'IIT. Grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie a Patrizia Toia, membro del Parlamento europeo, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia. Grazie ancora. Grazie a voi. E possiamo iniziare con la nostra discussione. Io davvero introdurrò alcuni degli spunti che mi sembrano, insomma, più ficcanti per questo spazio, appunto, di discussione, perché probabilmente i temi che caratterizzeranno questa discussione sono non solo la vita che ci ritroviamo a vivere durante questa pandemia e che ci immaginiamo dopo questa pandemia, che probabilmente da un punto di vista del lavoro, ma anche della gestione dei nostri spazi di lavoro, del nostro tempo libero, non sarà più quella che conoscevamo. Ce ne stiamo accorgendo. Abbiamo, dicevamo, diciamo, al live streaming spento che tutti noi durante questi mesi abbiamo imparato molte cose, abbiamo imparato a lavorare in modo diverso. Sarà difficile probabilmente, come è stato difficile imparare a fare cose diverse, a lavorare in modo diverso, sarà anche difficile probabilmente tornare a quello che conoscevamo prima. Abbiamo capito alcune delle nostre lacune, per esempio digitali, alcuni sono anche riusciti a colmarne qualcuno sfruttando, diciamo, il maggior tempo a casa, i corsi online che ci sono, e, insomma, le varie difficoltà. Però abbiamo anche scoperto le fragilità del nostro sistema in Europa e in Italia. In particolare l'Italia sappiamo che ha grandissimi ritardi in termini di infrastrutture digitali, le hanno molte imprese, anche perché il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per lo più da piccole e medie imprese che su questo hanno da una parte una grande capacità di reattività alle crisi, dall'altra chiamiamolo così, un digital divide ancora ampio da colmare. E nel frattempo, a crisi arrivata, sono arrivate però celermente, come sappiamo, anche le risposte da parte della Commissione europea, più celermente rispetto alla crisi di diversi anni fa, la cosiddetta crisi che partì dagli Stati Uniti e arrivò anche in Europa, dei subprime, perché sono arrivati abbastanza celermente, appunto, segnali per dei fondi europei senza precedenti. L'Italia avrà più di 200 miliardi da poter utilizzare tra prestiti e, appunto, diciamo, fondi a disposizione per il cosiddetto Next Generation EU, o Recovery Fund, che dir si voglia, e molti di questi fondi, come designato dalla Commissione di Ursula von der Leyen, dovranno essere utilizzati per, appunto, riportare l'Italia sulla retta via, sui temi green, sui temi digitali, sull'inclusione sociale. Oggi ci concentriamo prevalentemente sulla svolta digitale e chiederei proprio subito, partendo da Giulia Barbucci, a che punto siamo in questa fase di questa transizione, appunto in un anno particolarissimo in cui sono state designate all'inizio grandi sfide, anche ripetute nel recente discorso sullo Stato dell'Unione da Ursula von der Leyen per questa svolta green, per questa svolta digitale. Ma appunto in un anno horribilis come quello del 2020, che è stato fustigato appunto dalla pandemia. Quindi, diciamo, non sappiamo bene se dover, diciamo, prenderci
proteggere quello che abbiamo oppure guardare con un po' più di speranza, un po' più di grinta al futuro. Grazie Valeria, di nuovo buongiorno a tutti. Intanto vorrei dire che sono davvero lieta di partecipare oggi a questo panel per discutere con voi del modo in cui la pandemia ha cambiato, come diceva Valeria, il nostro modo di lavorare, ma allo stesso tempo anche accelerando la trasformazione digitale che era già in corso, ma ovviamente provocando dei cambiamenti che sono comunque destinati a durare nel tempo. Vorrei brevemente dire che io sono del Comitato Economico e Sociale Europeo, che rappresenta la società civile organizzata a livello dell'Unione, e siamo davvero molto impegnati su questi temi. Ad esempio, attualmente stiamo lavorando ad un parere sul tema del telelavoro e sulle sue ripercussioni dal punto di vista dell'orario di lavoro. Purtroppo sappiamo che durante la pandemia molte imprese e molti lavoratori si sono resi conto che il telelavoro presenta sì una serie di vantaggi e in alcuni casi è anche possibile mantenere o addirittura aumentare la produttività. Infatti, secondo uno studio del Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea, circa il 37% dei lavoratori nell'Unione ha un lavoro che tecnicamente può essere svolto da casa, e altri studi sulle implicazioni del Covid sono stati condotti ad esempio da Eurofound o dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ma tuttavia è necessario valutare attentamente sia i vantaggi che gli svantaggi, perché i benefici non dovrebbero, a mio modo di vedere, andare a discapito degli interessi di chi lavora. Per esempio, come il diritto a un lavoro sicuro, a condizioni di lavoro eque, il diritto ad esempio anche alla disconnessione, no? E anche la protezione dei dati sul luogo del lavoro. I lavoratori dovrebbero poter disporre di attrezzature necessarie e di una formazione adeguata, ovviamente, e come dicevamo anche prima, molti di noi hanno dovuto imparare rapidamente come lavorare in questa nuova modalità. Ora, l'orario di lavoro durante questa fase ha dovuto essere ovviamente adattato per consentire anche di assolvere ad altri obblighi, penso ad esempio a quelli dell'assistenza all'infanzia o a delle persone non autosufficienti. E quindi, da un certo punto di vista, questa maggiore flessibilità può avere anche in qualche modo rappresentato un vantaggio, ma però noi dobbiamo sapere che questa modalità nuova di lavoro solleva anche alcuni interrogativi importanti in merito a salute e sicurezza sul lavoro, perché ad esempio le attrezzature che abbiamo a domicilio, no, possono comportare un'ergonomia insufficiente. Ciascuno di noi ha lavorato o lavora sul tavolo di casa. Allo stesso tempo può aumentare lo stress legato a conflitti tra vita professionale e vita privata, perché ovviamente i confini non sono più molto chiari e molto netti da questo punto di vista. Poi c'è il problema di un sovraccarico tecnologico, il rischio concreto di isolamento sociale proprio legato alla fattispecie telelavoro. Pertanto io credo che in futuro sarà fondamentale e necessario definire dei quadri di riferimento chiari in materia di orario e di condizioni di lavoro. Ora che noi speriamo lentamente uscendo dal confinamento, dobbiamo anche riflettere sulla misura in cui la digitalizzazione sia auspicabile e adeguata e sul modo in cui sia possibile
in questo processo mantenere un'equità intra e intergenerazionale in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Una priorità ben precisa consisterà nell'affrontare il divario digitale sia tra paesi ovviamente, ma anche all'interno di uno stesso paese, perché ad esempio se pensiamo alla specificità dell'Italia ci rendiamo conto di come questo sia molto differenziato e è chiaro anche che se da una parte il telelavoro può aiutare i lavoratori ad organizzare anche la loro vita privata, per esempio evitando gli spostamenti, no? Tra casa e lavoro, però allo stesso tempo se tutto questo processo non viene gestito in maniera appropriata può rendere, come dicevo, meno netti i confini tra vita privata e vita professionale. E appunto credo che sia importante anche evidenziare la necessità di un diritto alla disconnessione. Tema di cui ci stiamo accorgendo tutti, insomma, molto opportunamente, perché tutti noi lavoriamo, credo, 15 ore al giorno ormai. Esattamente, quindi credo che da questo punto di vista il dialogo sociale e la contrattazione collettiva siano degli strumenti utili per valutare se e in che misura la salute dei lavoratori e anche la vita, la sua vita privata possano richiedere un'ulteriore protezione e quali siano le misure appropriate. Ovviamente il telelavoro, come dicevamo, influisce anche sul modo in cui noi viviamo, eliminando gli spostamenti, modificando i nostri contatti sociali, anche la stessa capacità, necessità di spazi abitativi e spazi anche ovviamente per uffici, e tutto questo ovviamente può accelerare anche la transizione verde, se ci pensiamo, no? Perché può migliorare la mobilità e può rafforzare anche la coesione regionale e locale. Allo stesso tempo io credo però che dobbiamo anche non dimenticarci che non tutti hanno la possibilità di fare un lavoro telelavoro. Certo. La pandemia ovviamente ci ha anche messo di fronte al fatto che ci sono grandi disuguaglianze nel mercato del lavoro, per esempio le persone che sono maggiormente occupate in lavori meno retribuiti sono spesso quelle persone che sono costrette ad essere fisicamente presenti, pensiamo ad esempio ai casi di coloro che lavorano nella sanità oppure quelli che lavorano nella grande distribuzione e quant'altro, i cosiddetti eroi della pandemia dei quali ci siamo purtroppo già dimenticati. Quindi a questo punto io credo che bisognerebbe evitare in prospettiva di avere una ripresa a due velocità. Ovviamente è necessario investire in competenze digitali adeguate, non è l'argomento di questo panel, però è un elemento fondamentale, così come investire nel miglioramento delle competenze e anche nella riqualificazione. Quindi certo. Le tecnologie digitali, e concludo, sono uno strumento e non un fine in sé. Dobbiamo garantire il controllo pubblico del quadro delle tecnologie digitali e dirigerlo verso standard di elevata sostenibilità, assicurando ovviamente salvaguardie democratiche e tecnologiche e adottando anche misure di sostegno finanziario e formativo che non lascino indietro nessuno. Quindi, come dicevo anche prima, abbiamo sempre più bisogno di dialogo sociale per attuare soluzioni sostenibili in risposta alla crisi e anche in risposta a questa transizione digitale. Vi ringrazio e attendo con interesse il successivo dibattito. Grazie, grazie davvero. Un'unica domanda prima
diciamo, proseguire, se posso, davvero pochi secondi. Secondo lei nascerà dopo questa fase una nuova giurisprudenza, un nuovo diritto del lavoro, aggiornato ovviamente alle nostre necessità, alle necessità che questa crisi pandemica ci ha messo di fronte? Ma io per certi versi mi auguro che questa transizione digitale che ha, diciamo, tolto anche il velo su, per esempio, i lavoratori delle piattaforme, no? Mm-hmm. Molti di questi vengono considerati lavoratori autonomi. Ecco, allora io credo che da questo punto di vista, e anche per quelli che lavorano nello smart working o nel cosiddetto telelavoro, io credo che bisognerà, come dicevo, tenere in considerazione alcuni elementi per fare in modo che davvero non ci sia sfruttamento, davvero non ci sia la considerazione del fatto che il lavoratore può lavorare. C'è il rischio, secondo lei, che appunto l'eccesso di smart working che questo periodo ha portato, che magari appunto poi continuerà in altre forme, porti sempre a più disintermediazione e quindi sempre a più contratti in realtà più non credo. Free? Non credo, perché il telelavoro è già normato, fra l'altro noi anche a livello europeo nel 2002 c'è stato un accordo delle parti sociali europee, e questo accordo ad esempio in Italia è stato anche recepito in molti contratti, e quello che noi stiamo facendo anche adesso a livello europeo è quello di voler rivedere ovviamente quell'accordo, perché giustamente quello era nato nel 2002, adesso ci troviamo in una situazione completamente diversa anche rispetto alla pandemia, e quindi va sicuramente aggiornato alla luce delle novità di oggi. Certo, questo certo. Per quanto riguarda il telelavoro. Invece per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme, sappiamo che è in corso una trattativa anche a livello di Ministero del Lavoro per fare in modo che questi lavoratori possano avere un contratto che li garantisca dal punto di vista generale, insomma, sia per quanto riguarda la salute, la sicurezza, sia per quanto riguarda un equo salario, un equo, insomma, che possano accedere a tutti i diritti previsti per i lavoratori dipendenti, perché di fatto non sono lavoratori autonomi. Chiarissimo. Grazie davvero alla dottoressa Barbucci per essere stata con noi e per averci, come dire, introdotto in questo dibattito tutti gli elementi appunto relativi a questo mercato del lavoro, a questa fase, anche insomma al côté, diciamo, economico e sociale europeo. Darei la parola ora a Giuseppe Iacono, esperto di competenze digitali e coordinatore di attività di progetto Repubblica Digitale presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, perché così ci addentriamo un po' appunto sulle nuove competenze digitali, ma anche su come l'Europa e l'Italia se la possono giocare su temi importantissimi come l'intelligenza artificiale, appunto colmare i gap delle competenze digitali, l'utilizzo dei big data, perché questo non è solo una questione che riguarda il mercato del lavoro e le nuove competenze, in realtà è anche sempre più una questione economica e geopolitica, perché l'Europa, diciamo, è un po' nel mezzo di due sistemi opposti su questo, diciamo Stati Uniti e Cina, in cui appunto ci sono le big tech, le big corporation tech negli Stati Uniti che gestiscono miliardi di dati, e poi ci sono altre realtà come appunto Pechino che gestisce questi dati, queste tecnologie per altre finalità. C'è una terza via possibile per l'Europa e anche per l'Italia, e ci sono le competenze giuste per offrire un'alternativa su tutti questi terreni così importanti che sembrano ormai il cuore di questa non solo quarta, quinta rivoluzione industriale? Sì, grazie. Domanda difficile. Diciamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto Next Generation EU,
è sicuramente una grande occasione per l'Italia per riuscire a ad avere un nuovo slancio basato su riforme e strategie. E l'Italia in questo periodo ha messo già in atto ha messo a terra alcune strategie che vanno nella direzione di far sì che appunto l'Italia non sia semplicemente consumatrice di tecnologie, ma inizi ad avere un ruolo attivo, anche perché molte competenze, molte eccellenze, molte ricchezze ci sono già. Però appunto deve essere tutto realizzato in una logica di sistema e mi riferisco alla strategia Italia 2025 che è stata presentata e è stata avviata l'anno scorso, a dicembre dell'anno scorso, dalla ministra Pisano. Parlo anche della strategia per le competenze digitali che è stata approvata a luglio del 2020 ed è per la prima volta una strategia nazionale complessiva, quindi dall'istruzione, dal ciclo dell'istruzione fino alla competenza digitale dei cittadini, passando per università e ricerca, e quindi facendo in modo che il tema del digitale, della tecnologia, non sia più un tema di nicchia, ma sia effettivamente un tema portante sia nelle competenze di tutti noi, ma anche e soprattutto un tema su cui costruire dei percorsi di formazione, di sviluppo di competenze e poi anche di realizzazione anche aziendale, imprenditoriale. Per far questo, ovviamente, la parte che deve avere l'Italia a livello nazionale è quella di costruire bene le fondamenta che in questo momento non ci sono, e quindi fare in modo che anche le realtà universitarie di ricerca che abbiamo e che sono anche in gran parte di eccellenza su questo possano raccordarsi e arrivare appunto a fornire delle soluzioni interessanti anche dal punto di vista della gestione dei dati e tecnologici. Dall'altra parte c'è un tentativo anche di fare in modo che tutto questo sia portato a livello europeo. Ovviamente quando parliamo di queste strategie parliamo di strategie che si incastrano a livello europeo, così come a livello europeo nasce il progetto di Gaia X proprio per avere un cloud europeo e quindi per fare in modo che ci sia una capacità di governo europeo sul cloud, dove sappiamo si giocherà e si gioca la possibilità effettiva di avere una sovranità sulle applicazioni tecnologiche. Dall'altro lato anche la strategia dei dati, piuttosto che la strategia per le competenze digitali, si inquadra in un lavoro che sta guidando la Commissione europea, ma che si inquadra già in rapporti e raccordi con le altre nazioni europee. Quindi la risposta è sì, c'è l'altra via, ed è una via che si sta costruendo anche, diciamo così, con un'accelerazione, soprattutto con anche da parte di questa commissione, che appunto ha visto come tema principale quello di riuscire ad avere una sovranità tecnologica, nel senso appunto di competenze e eccellenze, e mettendo insieme appunto in maniera organica tutto questo a livello europeo, e quindi non soltanto partendo dal livello e guardando e misurandosi sul livello nazionale, quindi raccordando quello che succede a livello nazionale. Però dal punto di vista dell'Italia è fondamentale che ciò che facciamo si raccordi su strategie e su riforme che sono state definite, sulle quali possiamo costruire. Ripeto, per l'area delle competenze digitali abbiamo presentato ieri in un evento con la Commissione europea, abbiamo prodotto un'anticipazione del piano di attuazione della strategia nazionale, e andiamo proprio in quella direzione lì. Il tema delle AI, piuttosto
che della cultura dei dati, ma in generale anche dello sviluppo del settore ICT, si costruiscono soltanto in una logica integrata di tutti gli attori interni, privati e pubblici. E secondo lei, le faccio questa domanda in conclusione, l'Europa può farcela, i paesi membri dell'Unione Europea ce la faranno a, diciamo, mettersi insieme per questo cloud europeo, perché sarebbe davvero indispensabile appunto nella competizione globale economica, nella conservazione, l'utilizzo dei dati, cioè è un terreno troppo importante probabilmente per lasciar fare agli altri o per fare da soli e non far fare all'Europa. Sì, diciamo che anche questo è un governo appunto dell'Europa, visto che appunto sì, questo è il titolo anche di questa serie di incontri. Sì, mi sembra di sì, mi sembra che la partenza sia quella giusta, sia quella di concordare una strategia, dei principi che appunto in qualche modo sono anche basati sulla cultura europea, e dall'altra parte mettere insieme le esperienze, le nazioni che su questo stanno lavorando. L'Italia partecipa ed è una delle iniziative sicuramente tra le principali che si stanno realizzando sul fronte del digitale. Grazie davvero al dottor Iacono per essere qui con noi, e passo la parola adesso a un altro esperto di questioni tech, davvero molto esperto. Si tratta di Giorgio Metta, che è direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, tra l'altro anche uno, diciamo, dei cosiddetti papà del robot iCube, di cui un po' di tempo fa si è sentito parlare, e parliamo appunto di intelligenza artificiale, di robotizzazione. Si parlava qualche tempo fa appunto di trasformazione e rivoluzione 4.0, siamo già forse ancora più in là. Torniamo ancora sul tema del cloud europeo, perché penso che sia un tema molto importante, e diciamo che se dobbiamo provare a governare l'Europa e a far sì che l'Europa dica la propria su scala globale, questo è un tema forse imprescindibile. Lei che ne pensa? Sì, certamente. Intanto buongiorno a tutti ancora una volta. Certamente la questione, se vogliamo chiamarla così, delle infrastrutture è fondamentale. Fondamentale perché poi la ricerca e lo sviluppo e poi in ultima analisi l'innovazione la portiamo avanti solo se abbiamo l'infrastruttura adeguata. Quindi i talenti li abbiamo, io devo dire che sia come paese sia come Europa abbiamo un programma di ricerca fantastico, siamo riusciti a portare proprio in questo momento tanto talento in Europa, i programmi riescono ad attirare ricercatori ormai da tutto il mondo, perché un po' per quello che è successo a livello politico negli Stati Uniti, ma anche in Cina, effettivamente il tessuto della ricerca europeo è attrattivo. E questa potrebbe essere un'occasione per un ulteriore investimento, chiaramente i talenti li portiamo. Poi bisogna traslarli sulle aziende, però è chiaro, se dalla parte più di produzione dell'innovazione, che è quella della ricerca, facciamo bene, questa poi si ripercuote anche sul tessuto produttivo. Quindi da questo punto di vista direi che se abbiamo i talenti, poi bisogna dargli l'infrastruttura sulla quale lavorare. Quindi cloud, ma non solo, ci sono dei programmi per realizzare quello che forse a noi manca un po', quindi noi non abbiamo le big tech che investono in digitale, intelligenza artificiale, con programmi coesi così grandi. L'Europa ci sta provando, ci sono dei programmi molto interessanti, devo dire, che proprio per realizzare la piattaforma sulla quale puoi sviluppare le applicazioni. Qui poi magari entriamo un po' sul tecnico, sto un attimo alla larga dagli aspetti tecnici, però qualcosa che, se vuole, può accennare. Devo dire che queste cose stanno succedendo, credo che ci sia un'ottima opportunità per, diciamo, su due livelli. Uno, che abbiamo fatto tutto sommato un bel lavoro di industria 4.0, non completo. Quello che mancherebbe adesso, dopo aver forse
rinnovato un po' la strumentazione, sarebbe il, se vogliamo, lo strato che consente poi la realizzazione delle applicazioni, quindi avere un po' quello che ha fatto, che hanno fatto le big tech americane. Questa è una possibilità concreta, ci sono i programmi che si stanno lanciando proprio in questa direzione e credo che sarà necessaria un po' anche per venire incontro proprio al tessuto industriale europeo che è fatto, insomma non abbiamo i grossi come ci sono negli Stati Uniti o anche in Cina, e quindi è necessario che da qualche parte però si costruisca questa piattaforma comune. Quindi questo credo che sia uno degli aspetti forse più interessanti. Ripeto, programmi di ricerca, io devo dire che Horizon 2020, ma adesso anche Horizon Europe, sono invidiati dai nostri colleghi in giro per il mondo. Io quando mi confronto con altri ricercatori, tutti insomma dicono che sono dei programmi assolutamente diciamo, interessanti come dimensione del finanziamento e anche come capacità poi del ricercatore di accedere al finanziamento. Per cui credo che lato ricerca come primo aspetto, che poi è quello che genera l'innovazione, e poi la possibilità di rifletterla su piattaforme comuni e quindi in ultima analisi dare accesso alle aziende, al tessuto produttivo a questa ricerca, siano gli elementi che diciamo, sappiamo che ci sono i programmi per farli, adesso si tratta di farli veramente, dobbiamo metterci lì e riuscire a, come si dice in gergo, a scaricarle a terra, quindi arrivare effettivamente alle aziende. Questo credo che diventi poi un'opportunità enorme per le aziende, perché c'è il Covid tutto sommato ci fa vedere che c'è un nuovo modo di fare le cose, e come sempre nel cambiamento, se noi sfruttiamo, prendiamo l'occasione al volo, potremmo uscirne vincitori, potremmo uscire con delle novità, con delle invenzioni nuove, anche nel modello di business proprio delle aziende. Certo. Quindi questo digitale ci può cambiare il modo in cui facciamo certe cose. Da poco tempo fa mi è capitato, vi racconto così una piccola storia, di interagire con un realizzatore di sistemi automatici, quindi un'azienda italiana che non sapevo neanche esistere, ma che fa delle cose incredibili, e loro di fatto sono in grado di riorganizzare la catena della distribuzione con un'automazione spintissima. Ecco, questa è un'occasione che in questo momento, pensiamo alla distribuzione, non so, di generi alimentari, ma in generale a tutta la grande distribuzione, potrebbe essere un'occasione per rivedere veramente il modello. Forse non abbiamo più bisogno di andare fisicamente da qualche parte per acquistare qualcosa, lo sappiamo già perché sta succedendo, però esiste proprio una possibilità di sviluppare le tecnologie, di portare queste tecnologie per farlo in maniera completamente disruptive. Certo, certo. Un esempio di un settore dove la riorganizzazione completa del business potrebbe oggettivamente portare a una competitività incredibile, ripeto, per il nostro paese, ma in generale per l'Europa. Volevo farle una domanda, anche perché, visto che siamo in live streaming, ovviamente ci arrivano delle domande, ed è un piacere accogliere quelle del liceo Giulio Cesare di Roma, tra l'altro liceo molto conosciuto e molto amato da Radio Radicale, tra l'altro il liceo di Marco Pannella. Allora, volevo farle questa domanda, perché i ragazzi e le ragazze del liceo Giulio Cesare chiedono: l'arrivo inaspettato del coronavirus, a proposito di robe disruptive, il coronavirus non c'è dubbio che lo sia stato, ha prodotto una digitalizzazione del lavoro mai vista prima, che ha permesso di portare avanti il proprio lavoro anche in una situazione critica come questa. È lecito pensare che questa rivoluzione del lavoro sia arrivata solo grazie a tale situazione, che in una situazione ordinaria non vi sarebbe stata? Oppure il fausto destino dello smart working è già segnato? Ecco, questa è una domanda. E poi ce n'è un'altra, ma la passerò ovviamente alla persona che parlerà dopo di lei. Allora, credo che ci fosse già una, diciamo, almeno per quello che è la mia esperienza dal lato ricerca, c'era già una,
un'idea di smart working che stava nascendo. Diciamo, c'era ancora una parte in presenza importante che credo che un po' sia necessaria. Bisogna solo pensare, non semplicemente di adesso reagire a quello che è stata la pandemia e quindi ci siamo messi tutti in smart working senza controllo di fatto, ma fare un po' una pianificazione. Esistono dei momenti che devo dire che ancora si fanno bene in presenza, quindi c'è tutto un livello di comunicazione e di interazione che credo che in momenti ben definiti sia comunque necessario. E va da sé che poi se uno ha necessità di un laboratorio o di un'infrastruttura particolare non se la può portare a casa e quindi è necessario comunque avere il luogo dove poi le infrastrutture costose vengono centralizzate. È vero però che se noi ci organizziamo possiamo dividere forse il lavoro in due parti, da una parte quella più legata alla necessità di essere in presenza, dall'altra parte quella di smart working, dove però c'è sicuramente necessità di un'organizzazione. Non possiamo essere solo reattivi al fatto che c'è stata la pandemia e quindi abbiamo reagito come abbiamo potuto. C'è una fase forse di ripensamento proprio del modello di lavoro che dobbiamo considerare. Certo. Credo che sia stato argomento anche degli interventi precedenti, quindi e forse non sono neanche il più esperto a rispondere in questo senso. Infatti poi ripasserò la palla, però diciamo è anche interessante dal suo osservatorio capire come ha visto questa accelerazione, diciamo, se posso fare una battuta, come dire. Sì, in ricerca si dice spesso l'idea che nasce dalla macchinetta del caffè. Questo secondo me è paradigmatico, quindi che non vuol dire che nasca veramente dalla macchinetta del caffè, ma è sintomatico di un'interazione, di un momento di confronto che non si può programmare. Posso programmare tutti i meeting che voglio a distanza, ma è necessario considerare anche quegli elementi di interazione dove si fa proprio il cosiddetto brainstorming per portare nuove idee. Ecco, diciamo questo... che noi italiani su questo siamo particolarmente azzeccati, nel senso che siamo molto spesso molto creativi, molto con grande inventiva, con grande capacità di innovazione, però poi siamo portati al cambiamento solo se tirati per i capelli, francamente. E questo è un po', credo, in generale una questione probabilmente psicologica. Noi viviamo nella nostra comfort zone, quindi siamo in questo ambiente al quale ci siamo adattati, il cambiamento è sempre, richiede un effort importante a volte e credo che nella questione del lavoro dovremmo un po' essere flessibili e chiaramente c'è bisogno poi anche di un supporto perché su alcuni temi bisogna oggettivamente anche essere in grado di fare formazione. Certo, grazie davvero a Giorgio Metta, poi vedremo se ci saranno altre domande. Intanto, prima di dare la parola a Patrizia Toia, do il benvenuto, ci ha raggiunto, a Santina Bertulessi, vice capo di gabinetto del commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, Nicola Schmidt. Intanto grazie per essere con noi e diciamo in coda arriverò a lei, tra l'altro con un po' di queste domande, perché mi sembra che il tema occupazionale, diritti sociali, nuovi diritti del lavoro si è molto sentito anche da chi ci segue e anche dai ragazzi appunto e le ragazze del liceo Giulio Cesare di Roma. E invece Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo, i temi toccati sono tanti, però diciamo se guardiamo tutto questo, tutte queste trasformazioni e le portiamo sul terreno dell'innovazione e dell'economia e dei processi industriali, di un ripensamento delle, si diceva poco tempo fa anche delle catene globali del lavoro e della produzione che questa pandemia ha messo seriamente in discussione già dalle questioni sanitarie, ma non solo. Insomma, questa pandemia che cosa ci lascia in eredità? C'è qualcosa di buono di cui far tesoro e come vede le prospettive europee in questo senso? Possiamo governare anche questo processo? Non la sentiamo? Forse il microfono. Deve riattivarlo, non la sentiamo. Forse c'è qualche problema.
chiedo alla regia una piccola mano su questo, perché credo che la vicepresidente Toia abbia qualche difficoltà col microfono. Ci sente? No. Aspetto ancora qualche secondo. Provi a parlare adesso. Ha attivato il microfono? Perché prima la sentivamo. Il bello della diretta anche nello streaming. E se no, mentre risolviamo i problemi di microfono con la, appunto, la vicepresidente Toia, io passerei a questo punto la parola proprio a Santina Bertulessi, vice capo di gabinetto del commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit, perché in effetti sono arrivate molte domande su questo fronte. Il lavoro e i diritti di oggi e di domani sono, diciamo, una preoccupazione molto sentita da tutti. L'ultima domanda che è arrivata proprio su questo, penso che ci aiuti a introdurre un po' anche il suo intervento, sempre dei ragazzi del liceo Giulio Cesare di Roma. Lo smart working è sicuramente una tipologia di lavoro usurante. Come si stanno organizzando le istituzioni per tutelare i diritti dei lavoratori in smart working? Ci sono nuove normative? Precisamente, non so se sia una ragazza o un ragazzo, Francescangeli del liceo Giulio Cesare, che salutiamo. Intanto grazie per questa attiva partecipazione. Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti. Mi scuso per aver essermi connessa in ritardo, giustamente perché stavamo discutendo al Consiglio dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali europei e guarda caso il tema del policy debate era il platform work. Quindi ho qualche indicazione anche da dare riguardo a questo, collegandoci direttamente anche alla domanda messa nella chat dai ragazzi che vedo stanno facendo riferimento a delle questioni che sono sensibili. Ora, senza dover fare un'apertura generica, è chiaro però che va detto che l'impatto che la digitalizzazione ha sulle nostre economie e sulla nostra società sta toccando il mondo del lavoro in modo decisamente massiccio e con delle conseguenze che sono strutturali e di lungo periodo. L'impatto sul mondo del lavoro, della digitalizzazione, della intelligenza artificiale erano già presenti prima della crisi, prima che Covid arrivasse, ma è evidente a tutti che le condizioni in cui questa crisi sanitaria ha messo l'economia e il funzionamento delle imprese e dei mercati ha fatto sì che il lavoro, che il telelavoro, il lavoro, lo smart working abbia preso piede in modo massiccio attraverso tutta l'Europa, attraverso settori, ma con delle differenze fondamentali. Ora, le differenze fondamentali sono che se Eurofund e i dati di Eurofund ci dicono che per esempio nel 2019 il 5% dei lavoratori europei lavorava con telelavoro, nell'aprile del 2020 si è arrivati al 37%, è interessante guardare anche sui dati recenti di Eurostat come questo 30% europeo si distribuisca nei paesi e nei europei in base al modello economico e ai settori di rilevanza dell'economia dei diversi paesi. Quando noi guardiamo alla situazione attuale e a settori dove l'occupazione è già prevalentemente impattata dal teleworking, vediamo che tutti i paesi nordici, vediamo per esempio la Francia, la Germania e persino alcuni paesi dell'est, avere già una situazione di vantaggio rispetto all'Italia. E questo è lo stato dell'arte rispetto ai settori dove il livello di telelavoro è attualmente presente. Se guardiamo le proiezioni rispetto ai settori dove con un ulteriore passo in avanti, anche infrastrutturale,
è possibile allargare la forchetta dei settori di fonte di lavoro. Vediamo che si aprono spazi interessanti per tutte le regioni in Italia, in particolare il centro-nord Italia. Ma quando guardiamo la cartina, quella rossa, ossia che ci indica i settori che restano vulnerabili o difficili per l'apertura di modalità di lavoro remoto, vediamo l'Italia con dei colori vividamente rossi, in particolare il Sud Italia. Questo ci deve far riflettere rispetto a come la digitalizzazione del lavoro deve essere legato allo sviluppo dei settori economici, degli ecosistemi industriali, perché l'investimento in ricerca e infrastrutture deve andare pari passo con gli investimenti strategici nei settori economici e adesso ci arriviamo alla regolamentazione rispetto ai diritti sociali e al mercato del lavoro. Ora, è chiaro che fatte queste osservazioni rispetto ai vantaggi competitivi che possiamo o no avere o che potremmo non avere a livello italiano, è importante avere uno sguardo più generale sull'Europa, perché è chiaro che anche se i lavoratori che lavorano nelle piattaforme, esclusivamente nelle piattaforme, raggiunge una percentuale che non è al di là del 10% per ora in Europa, che però si amplia nel caso in cui si considerano situazioni di occupazione miste, dove vi sono lavoratori che lavorano su piattaforme parzialmente in altre forme di lavoro, vediamo che il platform work in modo più generale sta ponendo dei problemi seri rispetto ai diritti sociali, di condizioni di lavoro, copertura di protezione sociale, di conseguenze quindi a fini pensionistici, di problemi di salute e sicurezza sul luogo del lavoro che non è più tale perché è smaterializzato, e quindi siamo confrontati ad una situazione dove alcuni stati membri stanno in modo isolato reagendo, è il caso anche dell'Italia, parzialmente con alcune normative, ma siamo di fronte a una situazione che richiede un approccio uniforme anche per essere coerenti rispetto all'approccio che si prenderà rispetto alle piattaforme nel mercato interno europeo. Cosa vuole fare la Commissione? La Commissione ha chiesto nel proprio programma la proposta di una legislativa sul lavoro delle piattaforme. Ora, quando si tratta di proposte legislative di questo genere, stavamo discutendo con il Consiglio dei Ministri del Lavoro, dobbiamo fare una consultazione delle parti sociali. Quindi all'inizio del 2021 partiremo con una consultazione dei partner sociali, a gennaio già, e secondo il trattato i partner sociali devono essere consultati a due riprese, e a seguito di questa consultazione, se le parti sociali queste proposte di direttiva non intende creare ostacoli allo sviluppo economico delle piattaforme, ma intende creare una situazione di armonizzazione minima di diritti dei lavoratori in base al loro diritto di rappresentanza, a condizione anche protezioni con i contratti di lavoro, dichiare protezioni per la sicurezza e copertura della protezione sociale. Questo è il nostro obiettivo, penso che sia già una risposta chiara data a questo problema che è fortemente sentito, perché stiamo creando una generazione di lavoratori senza diritti, e non intendiamo farlo creando una terza categoria alternativa al lavoro dipendente o lavoro autonomo, perché molti dei lavoratori nel sistema delle piattaforme sono fittizie situazioni di lavoro autonomo. Intendiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per estendere in modo universale, per esempio, l'accesso alla protezione sociale, e per estendere con la concezione di una definizione più ampia possibile di lavoratore i diritti sociali acquisiti a questi lavoratori. Anche agganciandoci all'altro aspetto riguardo la sicurezza e riguardo la difficoltà di mettere dei limiti al lavoro, allo smart working, al teleworking, tra vita privata, vita professionale, l'impatto in termini anche di salute, quello che viene chiamato il tecno stress, e
il fatto che l'orario di lavoro si sia esteso senza limiti, pur tenendo conto, come diceva anche prima Giorgio, della necessità della flessibilità, e credo che i mercati del lavoro abbiano dimostrato recentemente di essere assolutamente flessibili, si parla sempre più, e in questo caso va data riconoscenza al Parlamento europeo di essere più avanti di noi alla Commissione, un dibattito in corso sul diritto alla deconnessione. Anzi, proprio l'altro ieri la Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento europeo ha votato un rapporto di iniziativa legislativa sul diritto alla deconnessione. Noi lo prenderemo in considerazione molto seriamente alla Commissione, perché riteniamo che anche questo è un tema molto importante, anche perché sta avendo un impatto chiaro sui diritti dei lavoratori, sulle questioni degli orari di lavoro e sulla remunerazione adeguata con l'estensione degli orari di lavoro. È un tema molto delicato e anche su questo ovviamente consulteremo le parti sociali. Quindi volevo fare una domanda poi in conclusione, se posso, però prego, finisca pure. Dicevo, quindi si tratta di agire su più fronti, quelle delle infrastrutture, quelle del mercato, quelle dell'industria, ma non aspettare che le conseguenze sul mercato del lavoro siano troppo devastanti, e lo vogliamo dimostrare anche nella reazione che abbiamo avuto rispetto alla crisi e alle questioni sociali nella reazione alla crisi. Vogliamo essere pronti anche per difendere e preparare il mercato del lavoro con i diritti, ma anche con molta formazione, perché con la skills agenda, tutti i provvedimenti anche presi per i giovani, le prenderemo anche per i bambini, e nel nostro piano per l'attuazione del pilastro dei diritti sociali punteremo molto ovviamente anche sulla formazione. Dicevo, quindi è importante avere un approccio bilanciato che possa tener conto di tutti questi aspetti, così quello del mercato interno, dicevo, dell'industria della ricerca e questo. Prego. Ecco, a proposito di bilanciamenti, occupazione, diritti sociali, inclusione e anche Recovery Fund, c'è una battaglia in Europa che, devo dire, in Italia sta trovando un buon seguito, lanciata dall'europarlamentare verde Alexandra Ghese, che si chiama Alpha of It, che racconta di un Recovery Fund che, proprio perché punta molto industria e lavoro su settori green e digitale, rischia, se non opportunamente bilanciato con valutazioni delle misure proposte dai paesi ex ante, di generare degli squilibri ancora di più a livello di genere, perché sappiamo che le donne sono ancora poco presenti per, diciamo, distorsioni del mercato, cultura, potremmo metterci anche patriarcato, eccetera, eccetera, senza voler fare discorsi troppo femministi, però sono poco presenti in settori che invece verranno fortemente, diciamo, finanziati e supportati proprio dalla Commissione. Come facciamo a non, in questa transizione, in questo tentativo di rilancio, in questa Next Generation EU, visto che dobbiamo cercare, anche grazie a questo ciclo di webinar, di immaginare come governare un'Europa che però sia all'altezza della sfida, paesi membri che siano all'altezza di una sfida che non lasci indietro nessuno, che includa sempre più persone nel mercato del lavoro, perché le donne sembrano essere una leva fondamentale nel lavoro e anche per la ripresa, sotto tanti punti di vista. È una domanda molto importante, anche perché collegandoci anche strettamente alla digitalizzazione del mondo del lavoro, è chiaro, e gli studi lo dimostrano già, che vi è un rischio serio di penalizzazione o di aumento della disuguaglianza di genere, penalizzazione delle donne, poiché sono i soggetti più deboli nella capacità di separare quelle che sono occupate, nella capacità di separare la vita privata e dalla vita professionale. Sulle donne incombe il lavoro di cura e il lavoro familiare, e chiaramente questa è una questione a cui stiamo guardando molto attentamente, perché si deve accompagnare alle politiche che chiediamo da sempre, ossia per esempio la valutazione del lavoro di cura e il fatto che le responsabilità anche familiari siano adeguatamente ripartite tra gli uomini e le donne. La concreta applicazione anche della direttiva sui diritti di maternità, paternità e parentali è anche importante in questo riguardo. Nell'aspetto invece più generale di come l'occupazione femminile possa essere favorita, di come... è un problema qualitativo e quantitativo in Europa, ma in Italia in particolare, devo dire.
particolare, e diciamo che anche rispetto alle sfide, non soltanto in termini di giustizia, di partecipazione e di democrazia effettiva, ma anche in termini di efficienza economica e per sostenibilità persino dei sistemi pensionistici, se le donne non entrano nel mercato del lavoro, paghiamo una penalità in termini di GDP, di resilienza del sistema economico e sociale troppo alto. Quindi vi è una necessità di giustizia e anche economica. Ora, quello che ci viene messo a disposizione ulteriormente, l'occasione che abbiamo, che dobbiamo sfruttare, è che non guardiamo soltanto ai fondi, ma guardiamo alle possibilità, che poi sono anche richieste, di investimenti e riforme che devono andare con la RRF, con la Facility per la Recovery and Resilience. E nell'ambito delle riforme, nell'ambito anche di tutte le raccomandazioni che da lungo l'Unione Europea, anche nell'ambito del semestre, sta dando ai paesi europei, vi sono le margini per mettere in campo delle politiche specifiche di sostegno all'occupazione femminile, perché si entri nel mercato del lavoro e vi si possa restare. Innanzitutto la formazione, e per esempio lavoreremo molto, anche alla fine di quest'anno arriveremo anche con l'idea di quello che chiamiamo individual learning account, quindi che si faccia una formazione specifica sull'individuo. Sottolineo che tra le diverse priorità indicate anche in tutti i documenti di guidance sull'applicazione di questo strumento, abbiamo una finestra importante, una flagship initiative molto importante sulla formazione e l'entrata nel mercato del lavoro per i giovani, quindi in particolare per le donne. E le misure che abbiamo anche preso recentemente, luglio scorso, sulla nuova Youth Guarantee, hanno tutta una dimensione di genere molto importante, quindi nel creare le opportunità di accesso al mercato del lavoro, via gli stage, l'apprendistato e poi l'offerta di un posto di lavoro, vi è tutta una dimensione di genere con raccomandazioni che dovrebbero essere prese proprio in questo momento in cui si chiede di presentare anche delle riforme. E chiaramente si tratta di poter bilanciare bene la definizione di nuove politiche con i finanziamenti. E non ci chiedono soltanto di investire in infrastrutture per il digitale, ci chiedono anche di investire nella formazione, certo. Ci chiedono anche di investire in politiche del lavoro attive, ci chiedono anche di trovare un modo in cui i servizi di collocamento pubblico e magari privato laddove siano costruiti e finalizzati a favorire le transizioni nei settori. E sarà possibile immaginare, non dico un welfare europeo, ma sulle politiche attive qualcosa, una cabina di regia che, come dire, funzioni e che non lasci, diciamo, margine ai paesi di fare un po' come gli pare, perché sappiamo che le politiche attive del lavoro in Europa sono molto, diciamo, difformi tra paese e paese. Nella possibilità delle competenze, perché certo. Ma, per esempio, molte cose ancora purtroppo non sono sufficientemente conosciute. Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, abbiamo ormai, come dicevo, da anni, attraverso le raccomandazioni paese per paese, indicazioni precise agli Stati Uniti su come migliorare la situazione. L'Italia cito soltanto da 3 anni, ma 3 anni, raccomandazioni specifiche su come garantire l'accesso al mercato del lavoro. Non solo per l'Italia, ma anche altri paesi, così come abbiamo delle raccomandazioni specifiche su come creare politiche attive del lavoro anche rispetto alle giovani. Ci sono, e l'abbiamo chiuso questo anche negoziato recentemente, delle linee su come i servizi di collocamento pubblico possono lavorare insieme alle persone che hanno formazione. Si tratta però di poter attuare questi tipi di politiche, e noi abbiamo una definizione culturale innanzitutto, perché bisogna passare da un approccio passivo ad un approccio attivo. La collocazione non è scriversi su una lista e aspettare che succeda qualcosa, deve esserci una rete tra imprese, centri di formazione e centri pubblici per l'occupazione che vada insieme. Il nostro commissario, con il commissario Breton al mercato interno, ha lanciato all'interno dei fattori imprenditoriali di ecosistemi quello che abbiamo chiamato il Pact for Skills, cioè questi patti per lo sviluppo di competenze. Ed è in quell'ambito lì
dove noi vediamo delle aperture di posti di lavoro che si creano, che dobbiamo essere pronti a fare collocazione, perché spesso già creiamo poco lavoro e non sappiamo quanto. Certo. Allora noi vediamo che siamo essere pronti con una forza lavoro che è formata e pronta a essere riallocata. Il mercato non fa questa riallocazione in modo automatico. E quindi bisogna prepararsi a questo. Per noi è un cambiamento strutturale e anche culturale, però o lo facciamo ora, che abbiamo non solo risorse, ma ci abbiamo richieste di fare delle riforme, o se perdiamo questo passaggio, perdiamo un'occasione che non credo si ripresenterà. Eh certo, bisogna approfittarne. Davvero grazie a Santina Bertulessi, che ricordo appunto vice capo di gabinetto del commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali Nicola Schmidt, che sicuramente insomma è un settore, un gabinetto particolarmente importante nella Commissione europea in questo momento. Abbiamo qualche problema, credo, di linea di ascolto. Spero che non sia troppo fastidioso per chi ci segue. Andiamo all'ultimo intervento. Abbiamo recuperato il collegamento con Patrizia Toia, appunto, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo. Davvero ben trovata, e torno a lei, diciamo, la parola, come si suol dire, alla politica. Perché tutto questo quadro, lavoro, innovazione, cambiamenti portati dal coronavirus, transizione green, transizione digitale, va inquadrato appunto in un'ottica di sistema e soprattutto in un'ottica che riguarda molto da vicino le trasformazioni che poi dovranno essere interpretate dal mondo delle imprese, dell'industria, della ricerca, e anche c'è il settore dell'energia, che è molto importante, di cui lei tra l'altro si occupa. Si sente? Speriamo di sentirla questa volta. Sì, sì, io tra l'altro li ho sempre sentito benissimo, non riuscivo a farmi sentire, ma vi sentivo. Ho seguito quindi con molto interesse ogni parte di questo incontro. I temi sono moltissimi. Vorrei dire un po', rispondendo molto brevemente a quello che lei mi aveva chiesto prima, che si interrompesse il mio audio, che cosa resterà, e serve anche per capire come ricostruire con un approccio non solo, diciamo, di rispetto delle regole, noi abbiamo costruito uno schema con tutta questa operazione, sia con la strategia Next Generation che con i singoli atti che la compongono, i singoli programmi, importante dei quali è sicuramente Recovery and Resilience Fund per il piano, per il Recovery Plan. L'impianto c'è, le priorità ci sono a grandi linee ovviamente, perché parlare di transizione, parlare di digitale, certo, parlare di resilienza, che non dobbiamo dimenticarci, perché c'è la resilienza sociale, c'è la resilienza anche digitale, che è molto importante costruire qualche cosa che rimanga anche lì. E quindi gli schemi ci sono, adesso si tratterà di capire con che criteri di priorità e di aggregazione per cluster, per filiere, si costruiranno questi progetti all'insegna delle priorità e dei protagonisti che l'Europa vuole mettere dentro questo cambiamento. Le donne, è stato citato questo tema, che non deve essere qualche cosa di secondario o di, come dire, di una verniciatina, ma se non sarà alfa non importa, ma deve essere dentro questo tema, dentro nel recovery a pieno titolo. E io aggiungo anche i giovani, vuoi perché Next Generation significa qualcosa se lo traduciamo, e non può essere poi dimenticato al di là del titolo, vuoi perché in certi paesi, purtroppo anche nel mio, mi è capitato di fare recentemente un dibattito con dei giovani sulla garanzia giovani, non abbiamo usato bene questi strumenti e c'è un problema drammatico, secondo me, se drammatica è la carenza di occupazione femminile rispetto alla media europea e quindi il danno anche, oltre che per le donne, per il sistema economico, deve valere altrettanto per i giovani. Anzi, io sto proponendo, ovunque faccio i dibattiti sul riequilibrio di genere dentro al cuore del recovery, ci metto sempre anche quello dei giovani, perché penso che potremmo farla noi donne questa battaglia, per noi e per i giovani. Ma dicevo, l'impianto c'è, però effettivamente questa ricostruzione, diciamo, con lo sguardo strategico è un po' il punto. Ce l'ha detto la von der Leyen, un bel intervento domenica a Milano, dovete ricostruire, o sabato, non ricordo bene, insomma, dovete ricostruire con un approccio strategico, e l'approccio strategico è secondo me proprio il senso di guardare avanti, di correggere le ferite che ci sono, ma di guardare avanti. Abbiamo sentito adesso da Santina Bertulessi cosa vuol dire guardare avanti per il lavoro di queste nuove professioni del digitale, e dovremmo pensare, ma questo guardare avanti. Se guardare avanti, che cosa rimane di questa crisi? Lei prima ha fatto questa domanda. Io penso proprio a titoli: la sanità, la salute,
non ci sarà più nessuno disinteressato a questo, e le partite politiche, anche per fortuna, si dovranno giocare sulla capacità o no di organizzare sistemi sanitari resilienti e che mettano a cuore la salute delle persone. La ricerca e la scienza, ecco, io seguo Horizon da quando sono in Europa, quindi sono al terzo Horizon forse, però diciamo per noi un po' detti lavori da diversi versanti, certamente non sono una donna di scienza, ma da diversi versanti questo tema è usuale. E mi fa piacere che ci sia un riconoscimento, l'ha fatto prima Meta, ma l'ho sentito fare in una trasmissione da lei, Manieri, l'altro giorno con altri ricercatori, uomini di scienza e di tecnologia, riconoscimento che l'Europa si è ben posizionata su questi temi. Noi volevamo molto di più anche con Horizon Europe, eccetera, volevamo andare avanti, volevamo arrivare a una 100, non a quota 100, ma una cifra a tre, un numero a tre cifre, insomma, però adesso si tratterà di capire come distribuiamo quello che il Parlamento ha ottenuto. Poco a poco, quel poco che abbiamo ottenuto in più, senza fare danni tra la ricerca di base e la ricerca applicata, eccetera. Però insomma, l'Europa c'è. Però dicevo, mai, ecco, gli addetti ai lavori vivono magari di scienza, gli uomini che se ne occupano e le donne, ma che diciamo, a livello di opinione pubblica si parlasse così tanto, si ascoltassero gli scienziati, per fortuna non commentiamo più le cose del gossip, degli attori, eccetera, commentiamo le parole dei vari virologi e così via nelle nostre conversazioni anche quotidiane. E per quanto ci sia stato anche lì qualche cosa che non ha funzionato, però insomma, io lo trovo un punto veramente avanzato che tutti ci occupiamo e scopriamo che quanto è importante la scienza e la ricerca e anche per il nostro futuro personale, la salute, eccetera. E quindi anche questa sarà una cosa che rimarrà, io penso, nella ricostruzione, tradotto nel recovery plan anche italiano, le promesse un po' ci sono, ho sentito dai vari ministri, presidente del consiglio, eccetera, ma ci deve essere un grosso slancio anche perché la ricerca si metta, diciamo, anche come investimento, non solo come talenti, un po' al pari del resto, e la ricerca italiana dia un contributo in Europa, lo sta dando, lo dovrà dare anche maggiore. Io guardo sempre un po' allo scenario europeo, perché secondo me tutte queste cose, anche il piano dell'innovazione italiana, eccetera, se non stanno dentro il framework europeo, diciamo, perdono un po' delle loro. Lei ci crede al cloud europeo? Cioè, ci credo, ma spero che siamo protagonisti. Poi decideremo insieme qual è l'infrastruttura, anche la governance di questa infrastruttura. Ma può l'Italia non essere lì? Certo che deve essere lì, deve essere lì con protagonismo. Dunque, la scuola, anche lei, sarà una cosa importante. Purtroppo l'abbiamo lasciata troppo da parte in questa, a mio avviso. Io sono ovviamente della maggioranza del governo, sia chiaro, ma questo non mi impedisce di vedere tante cose buone e di sottolineare che questa difficoltà che sulla scuola noi dobbiamo rapidamente recuperare. Tutto si può chiudere, ma non la scuola, a mio avviso. Anche poi, perché senza quella non c'è futuro e non c'è innovazione. Ma certo, quindi, tutte le altre cose. È il vivaio. E poi il digitale. Digitale che anche vede l'Italia oggi molto attiva, e questo per me è un grande punto di orgoglio, che però ancora dobbiamo recuperare molto. L'ultimo rapporto DESI è uscito proprio l'ultimissimo, siamo un po' meglio di prima perché in questi anni veramente qualcosa si è fatto, anche in termini di infrastrutture, che non è completato ma è stato fatto, un'attenzione maggiore eccetera, ma dobbiamo correre. Ecco, anche qui digitale deve entrare dentro questo approccio strategico, non solo perché diciamo con recovery un tot di risorse, però perché deve diventare un elemento di grande innovazione digitale. Digitale, ricerca, eccetera, grandissima innovazione per gli obiettivi del green, per quell'innovazione delle imprese che è stata richiamata, e mi ha fatto piacere, parlando di lavoro, la responsabile del gabinetto del commissario Schmidt, che sta lavorando tra l'altro molto, molto alacremente, ha inserito anche il tema del contesto nel quale si lavora, no? Lavoro, impresa, io le vedo, lavoro e diciamo realtà produttive le vedo molto collegate, poi ciascuno di noi deve trovare il suo punto di bilanciamento secondo la sua visione politica, eccetera, però anche questo, però insomma il digitale entrerà, ci abbiamo fatti i conti tutti con le capacità o le incapacità, però anche qui, e chiudo con questo riferimento, digitale è diventato una componente della vita anche quotidiana, lo sarà nell'organizzazione della pubblica amministrazione di più, lo sarà in tutti i campi, l'industria eccetera, però io penso che è un orgoglio dell'Europa oggi è quello di dire sì, digitale è una componente essenziale, però se permettete l'Europa ha qualcosa da dire al mondo del digitale. E quindi una frase di un commissario è stata: non sarà l'Europa ad adattarsi ai grandi operatori, ai grandi player, eccetera, ma forse devono adattarsi loro alle regole dell'Europa quando sono qui. E dunque tutto questo lavoro, che comprende anche la dimensione etica, io stamattina ero collegata con l'associazione dei
di professori universitari e di rettori che hanno fatto questa associazione per l'etica nel digitale, e lo trovo importantissimo, come le nuove frontiere del diritto civile, eccetera. E ecco, il robotino del professor Metta sarà perfetto, però ci sono anche dei problemi di responsabilità, di nuovi profili anche giuridici. E l'Europa, insomma, penso che anche in questo campo, come in tanti altri, dica, lo dice anche per il bilancio sullo Stato di diritto, lo dice anche qui nel digitale, vogliamo una di essere forti, lo dicevate voi prima, se non vogliamo essere solo consumatori, ma dobbiamo essere anche produttori tecnologicamente avanzati e industrialmente, io non so se ci vogliono anche dei campioni europei, ma forse dobbiamo avere anche una maggiore forza industriale in questo senso, oltre che tecnologica, e a quel punto possiamo dare un po' le nostre priorità. Allora, i diritti, la privacy, i diritti delle persone, l'inclusione. Vogliamo un digitale inclusivo ed esclusivo? Io lo voglio inclusivo, altrimenti politicamente non mi interessa più o sono critica. Adesso sono un po' tranciante, ma voi mi capite. Inclusivo vuol dire alla portata di tutti e che includa, dal punto di vista dell'accessibilità, diritto, si parla di diritto alla connessione oltre che di diritto alla disconnessione. Quanti bambini non hanno potuto seguire la scuola perché non c'era un diritto alla connessione garantito, né dall'avere il devasito dei costi di questa cosa? Io all'inizio di questa crisi ho scritto, come col mio ruolo europeo istituzionale, non politico, ai vari amministratori delegati delle grandi società per dire, ho cercato anche poi di collegarmi con la scuola, con il livello nazionale, ma non sono riuscita, ma so che anche loro hanno fatto molto, per dire a questi grandi operatori, ma insomma vi muovete, cosa fate voi? Tutti paghiamo un prezzo a questa crisi, tutti facciamo qualcosa, le imprese cosa fanno? E qualcuno ha fatto delle facilitazioni, eccetera, anche delle cose un po' gratuite, però è necessario, insomma, capire anche se i costi sono accessibili o no, e non è vero che sono accessibili, perché ci saranno anche degli abbonamenti a costo, ma una famiglia che ha tre figli che si devono connettere, deve pagare tre Sindi, tre iPad, ecco, mi chiedo come incide. Quindi un diritto alla connessione, un diritto anche alla disconnessione, e poi l'Europa dice appunto diritti, inclusione e trasparenza. Questo pacchetto che uscirà adesso a dicembre è un pacchetto che dirà qualcosa alle piattaforme, cioè gli algoritmi, come sono costruiti, interessa anche noi donne questo, nei criteri che compongono le cose, come minoranze, come sono, interessa le imprese che fanno molto commercio, noi abbiamo ancora la direttiva e-commerce che è del 2000 o giù di lì, e soprattutto appunto una trasparenza per creare fiducia. Quindi penso che noi dobbiamo essere forti da questo punto di vista come europei, non succubi o solo consumatori, lo diceva già qualcuno prima degli interventi, però anche avere una nostra. E io penso, così non in modo sprovveduto, avendo letto e sentito gli esperti, perché di mio non potrei, diciamo, dire un'opinione fondata, ma io penso che se l'Europa procede così avrà una chiave anche di competitività da giocare rispetto ai sistemi asiatici o americani, eccetera. Certo. Come la scelta green, non è una scelta che ci porta indietro. Se la facciamo con tutte l'innovazione necessaria, forse ci dà una capacità. Possiamo essere avanguardia. Esatto. Ecco. E forse anche da questo punto di vista, non so se mi illudo, ma io penso che questa è la strada, se il recovery serve a ricostruire un sistema diverso e magari più resiliente. Non tocco la componente sociale, persone, perché è stata già egregiamente, che però per me fa parte inscindibile di questa visione del recovery. Assolutamente. Ma è stata già ampiamente e perfettamente descritta. Grazie davvero a appunto Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo. Penso che ci ritroveremo tra l'altro anche con lei, con gli altri, magari in altre sedi su Radio Radicale. Uno dei vicepresidenti, per essere chiaro. Uno dei vicepresidenti, assolutamente. E prima di andare alla conclusione, vi leggo i risultati del sondaggio che appunto EUNews ha lanciato durante la diretta di questo panel. Ritieni che siano necessari interventi nei contratti di lavoro per adeguarli alle nuove condizioni? I risultati sono: all'81,82% sì, le nuove forme di lavoro richiedono nuovi contratti, il no ha toccato il 6,06%, no è sufficiente applicare la flessibilità con le norme già esistenti, non so il 12,12%. Quindi insomma c'è una netta prevalenza appunto di chi ritiene che anche il diritto del lavoro si dovrà adeguare al periodo che abbiamo appena vissuto e che probabilmente vivremo ancora per un po', che nulla sarà più come prima, questo l'abbiamo capito bene anche nel lavoro e in tutti i temi che abbiamo
toccato quest'oggi. Noi ci dobbiamo fermare, però vi diamo appuntamento in questa bellissima iniziativa di EUNews, appunto, nell'edizione digitale. Prego. Prima che richiuda, mi scusi Maglieri, posso dire una cosa? Solo un ringraziamento a EUNews, perché l'informazione in Europa è complicata, la comunicazione altrettanto, e sono tanti luoghi di informazione, ma non tutti, diciamo, non so trovare l'aggettivo, trovatelo voi. Ecco, io apprezzo molto, come tanti miei colleghi, questo, l'attività di EUNews. Assolutamente, io saluto anche Robustelli e tutti gli amici di EUNews per questa edizione, appunto, in live streaming di How Can We Govern Europe, che è veramente un appuntamento annuale molto interessante. In questa edizione anche il 2020 ce l'abbiamo fatta, e do appunto la linea alla regia, però dando prima l'appuntamento per le ore 14:30, noi abbiamo sforato un pochettino, però non perdete le 14:30 la prossima sessione, in cui ci sarà tra l'altro l'intervento proprio del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Grazie ancora, un saluto a tutti gli ospiti, ricordo appunto, vado a riepilogarli, Giulia Barbucci, Santina Bertolessi, Giuseppe Iacono, Giorgio Metta e Patrizia Toia. Grazie ancora e buon proseguimento, grazie a chi ci ha seguito. Arrivederci.